Valpolicella, patria del famoso amarone e del ripasso, vallata ricca di percorsi enogastronomici, frutto di tradizioni culinarie e prodotti territoriali tipici, che giustificano la presenza di molte strutture dedicate ai turisti appassionati del gusto. Siamo a Fumane, nel cuore del territorio. Splendidi scenari disegnati dall'uomo ci accolgono, desiderosi di mostrare le loro qualità produttive e ricettive. Benvenuti a Costa degli Ulivi, io sono Chiara, questa è mia mamma Luciana, siamo un'azienda agricola a conduzione familiare, ci troviamo a Fumane nel cuore della Valpolicella. La nostra azienda si estende su circa 20 ettari, 6 sono a vigneto, 6 sono coltivati ad ulivo e il resto è bosco. Produciamo tutti i vini della gamma della Valpolicella, quindi i rossi, Valpolicella classico, Valpolicella ripasso, Valpolicella amarone, Valpolicella recioto. La nostra produzione di olio è effettuata raccogliendo solo le nostre olive. Abbiamo circa 3.000 piante sulla proprietà. Le olive vengono tutte raccolte a mano o al massimo con l'ausilio di rastrelli ad aria compressa. Abbiamo un frantoio interno alla nostra azienda, quindi le olive vengono raccolte e poi frante nel giro al massimo di 2 giorni. In questo modo l'olio che risulta ha una bassissima acidità e un altissimo valore in polifenoli, che sono gli elementi quelli positivi dell'olio, sono quelli che fanno bene alla salute. Annessa all'azienda agricola abbiamo una struttura ricettiva con 19 camere. Gli ospiti della nostra struttura possono usufruire di una bellissima piscina con vista panoramica sulle colline verdi della Valpolicella. Ti dimentichi di dire una cosa, abbiamo anche un ristorante. E che ristorante, siamo fortunati, abbiamo uno chef eccezionale, lo chef Zanfino, che sa interpretare i prodotti della Valpolicella e della tradizione in un modo nuovo e moderno. Buongiorno a tutti, sono Ivan Zanfino, il cuoco del ristorante Costa degli Ulivi a Fumane e oggi vi presento 3 ricette che trovate nel nostro menù. Allora, iniziamo con una tartare di manzo, è un manzo irlandese battuto a coltello con una battuta di fichi che viene fatta con del lime, cardamomo e anice e un fico in crudità sopra che sono dei nostri campi. Poi qui abbiamo un pacchero, che è quello che mi identifica dalla mia Calabria, diciamo un po', un pacchero con un'anduia, un datterino confì, dell'origano e del cappero essiccato. E qui abbiamo come ultimo piatto una quaglietta con dei finferli saltati in padella e una riduzione fatta con il nostro recioto e amarone.